In 9 anni sono scomparsi quasi 85.000 negozi fisici, di cui quasi 4.500 durante la pandemia. Questi i numeri che emergono dalla settima edizione dell'Osservatorio sulla demografia d'impresa nelle città italiane, realizzato da Confcommercio. Oggi i consumi in termini reali sono sotto i livelli del 1999 e lo stesso parametro in termini pro capite si colloca sotto i valori del 1998. Tra il 2012 e il 2021 le imprese nel complesso di tutti i settori economici sono stabili in numero, effetto di un calo di circa 190.000 unità delle italiane e di un analogo incremento delle straniere. Nel commercio spariscono 200.000 imprese italiane e ne emergono quasi 120.000 straniere, la cui quota quasi raddoppia in 9 anni. Nei centri storici, il meno 16,4% del dettaglio in sede fissa si compone di perdite moderate nei negozi che vendono beni essenziali, come gli alimentari, o che offrono servizi sempre più complessi, come le tabaccherie, che gestiscono per i clienti anche servizi amministrativi e finanziari, oltre che vendere merci tradizionali. È abbastanza evidente poi un effetto composizione dei consumi sulla demografia d'impresa. Crescono i negozi di telefonia, computer e infotainment domestico e crescono le farmacie. Salute e tecnologia sono poli attrattori dei consumi negli ultimi 20 anni. Non accenna ad arrestarsi la corsa dell'inflazione anche nell'eurozona. A febbraio, secondo la stima flash di Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo è attesa al 5,8%, in crescita dal 5,1% registrato a gennaio. Si tratta dell'aumento più consistente da quando è stata introdotta la moneta unica. Osservando le componenti principali dell'inflazione nell'area euro, si prevede che a febbraio l'energia avrà il tasso annuo più elevato in assoluto, pari al 31,7%, seguita da cibo, alcol e tabacco. Crescita attesa anche per beni industriali, non energetici e servizi, rispettivamente più 3% e più 2,5% rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda l'Italia, Eurostat prevede un rialzo dell'inflazione al 6,2% dal 5,1% di gennaio. Gli aumenti meno elevati sono previsti in Slovenia, Finlandia, Spagna e Slovacchia, i più alti in Lussemburgo, Belgio ed Estonia. Via Fiera Agricola, storica rassegna internazionale di Verona Fiere, giunta alla 115esima edizione. In programma dal 2 al 5 marzo, il quartiere fieristico Scaligero accoglie i visitatori in 10 padiglioni per 520 espositori provenienti da 12 paesi. Oltre 120 gli appuntamenti in calendario tra convegni, workshop, approfondimenti e prove dinamiche. È la nostra manifestazione, la manifestazione con la quale di fatto è nata Verona Fiera, ancora nel lontano 1898. Credo che oggi sia veramente una grande festa per Verona Fiera. Purtroppo siamo appena usciti, stavamo uscendo da un grosso problema che è la pandemia, ne siamo entrati un altro, speriamo che questa situazione volga al termine il prima possibile e che i nostri governanti mondiali prendano spunto dall'esempio della PAC, che ha saputo per 60 anni tenere uniti i popoli in un obiettivo comune pur nelle diversità dei popoli stessi. Una fiera agricola veramente all'altezza delle sfide di questa fase, è molto focalizzata sulle novità in agricoltura, soprattutto importante questa presenza di questi saloni dedicati al digital farm. L'agricoltura italiana, come del resto sappiamo anche dai dati, rimane un'agricoltura di grande eccellenza, di grande qualità e che fa da benchmark a livello internazionale. Siamo davanti a una grande esposizione, 115esima edizione, in un Veneto che è la seconda regione agricola italiana, 6,4 miliardi di PIL dell'agricoltura, ma è la regione con i 350 prodotti tipici. Questa è la fiera che permette di avere una vetrina di tutte le novità e quindi tutto quello che è meccanizzazione agricola, ma anche quello che rappresenta la sostenibilità in agricoltura. Direi che chi opera e vive in agricoltura non può non venire a fiera agricola. Noi siamo fortemente legati al nostro territorio, alla nostra agricoltura, che ha avuto ovviamente in questi 115 anni uno sviluppo importante. La bravura dei nostri imprenditori è stata proprio quella di stare al passo coi tempi, avendo però sempre un unico filo conduttore, che è proprio l'amore per la terra, perché se tu fai questo tipo di lavoro, hai questo tipo di attività, non puoi non avere un forte legame, un forte amore per il tuo territorio. Per il 2022 è previsto un bonus digitalizzazione per le aziende di turismo e di viaggio.
vale per acquisto di software ed attrezzature e la domanda va presentata a partire dal 4 marzo in via telematica ad Invitalia. Il termine ultimo di presentazione invece è il 4 aprile 2022. La spesa massima consentita è di 25.000 euro.